siciliadagustare.com in collaborazione con. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Adesso si gioca a caccia a Margot. Non è vero, si sì, cucina. Poi se è il momento a giocare dei nostri fiori, amore e fantasia, no? Se poi riusciamo a giocare con tutte queste cose a tavola, cioè possiamo tirarceli addosso, Alessandro. Cosa c'è di più bello di fare un mestiere che piace? Loro invece di andare al lavoro, dici che faccio? Oggi vado a giocare un giorno con i fornelli e faccio qua e faccio là e spalle a destra. Spalle... Una passione professionale, diciamo. Mi sembra giusto. Esatto. Allora, cioè prima perché di... a giocare... Attenzione, la faccia proprio non lo conosco. Volevo far notare l'altezza degli chef di oggi. Perché sono chef di alto livello. No, l'impento la sigla! La se c'è la sigla di impentola, non c'è, perfetto. Buongiorno, c'è questo giorno che si sveglia oggi con me. Siamo al ristorante Il Coriandolo. Hotel Romano Palace in Viale Kennedy 28 a Catania. Immerso in un grande parco verde di fronte alla spiaggia di Catania, il ristorante Il Coriandolo all'interno dell'hotel Romano Palace è una vera perla della cucina siciliana con piatti raffinati e prodotti di eccellenza. Giuseppe Fucile, giovane e talentuoso chef con la sua profonda conoscenza delle materie prime, ogni giorno propone una cucina di alto livello, riuscendo a creare sorprendenti accostamenti in una perfetta sintesi di antichi sapori e nuove esperienze. Alto, eccolo qui, lui è Giuseppe Fucile. Adesso dobbiamo essere di quanto è alto, di quanto? 1,90? No, quasi. Lui non è un metro, è un metro e 87, è 88. Allora, buongiorno al nostro chef Giuseppe Fucile e Giuseppe Tomasello. Buongiorno. Del ristorante Il Coriandolo e il nostro Carmelo Pagano che non manca mai vicino ai fornelli, come vicino ai fornelli io devo controllare perché sennò allora, non si va avanti. Io se lei dice allora, a suo buon cuore mi metterei a cucinare. Sì. Allora, cominciamo con questo piatto che è un piatto che noi proponiamo nel nostro menù e sono dei paccheri ripieni con del pesce stocco mantecato con dei cavolfiori arriminati, ci tengo a dirlo in questa maniera perché è una ricetta siciliana. Con della polpa di ricci, quindi è un po' un mix. Intanto cominciamo perché altrimenti poi i tempi stringono. Esatto. Intanto qui abbiamo una pentola che bolle, l'abbiamo messa in infusione dei pistilli di zafferano in modo che così colora un attimo. Fa vedere i pistilli di zafferano, certo. Io non ho mai visto i pistilli di zafferano. Allora, questi sono i pistilli. Qua possiamo accendere. Prego, capofoglio. Io nel frattempo ho trito un porro. Questi sono i pistilli di zafferano, ma così come dove si trovano? Allora, questo è un zafferano vero, noi siamo abituati a vederle in polvere. Esatto. Esatto. E mentre questi qua sono proprio pistilli perché lo zafferano proviene da un fiore. Deve pensare che per ogni fiore. Si prendono solo tre pistilli, quindi qua che immaginate figli. Quanti fiori abbiamo qui e quindi infatti è chiamato l'oro rosso non a caso. Lei è bravissimo nel tagliare. No. Ma serve a colorare solo l'acqua o diamo anche sapore con i pistilli? No, allora la ricetta della pasta con i cavolfiori eliminati prevede anche lo zafferano, che noi però mettiamo nella pasta per colorare un po' i cavolfiori e anche i paccheri. Quindi in questo momento, mentre cuociono i cavolfiori, andiamo a preparare lo stocco mantecato. Ok. Chef, cavolfiori sappiamo, bianchi ho visto. Sì, perché preferisco quello bianco a quello rosso, perché è molto più delicato, perché siccome abbiamo questo mix di alimenti, non vorrei che poi un sapore magari sia superiore all'altro e non va bene. Allora, quindi mettiamo il porro. Lo stocco in questo caso, appena soffrigge un po' il porro, nel frattempo già noi i cavolfiori li possiamo scolare. Chef, il porro viene utilizzato al posto della cipolla? Al posto della cipolla, è sempre un sapore più delicato della cipolla e quindi in questa maniera diciamo che è un ortaggio che sposa sia le ricette tradizionali che quelle più raffinate. E siccome questo piatto è un mix fra tradizione e cucina un po' più di alto livello, direi che va benissimo. Signor Pagano, io la ringrazio che non mi sta facendo sì. A questo punto mettiamo ma lui il porro. Lui sta qui per questo, esce. Le patate. Sono abbassate. Bastate, facciamo le patate. A questo punto caliamo i paccheri. Ma già possiamo mettere la pasta? Sì. Non li riempiamo di crudo allora?
Come? No, li facciamo cuocere e poi li riempiamo. Sì, facciamo cuocere e poi li riempiamo. Allora, aspetta, facciamo vedere i paccheri, per favore. Allora, questi li troviamo pure in normali negozi? Questi? Sì, 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 questi sono... Questi sono un po' più grandi, sono esatto. Simili agli schiaffoni, ci sono anche schiaffoni che... Alessandro, no, quelli quello. Che ti vorrei dare però... un mattino. Allora, a questo punto possiamo... Non dica dobbiamo... schiaffoni no, quando, no, no. Quando sono vicino alle liane è pericolosissimo. Va bene, a questo qua. Punto... Sì, noi abbiamo, ci siamo spostati di, di no, posto no. Perché ho capito che così voi sì. Lavorate aspetta. Meglio, no? Sì, andiamo. Sì, si mette di più, del brandy che ci serve per sfumare il tutto. Lo dovremmo che fiammeggiare, attenzione. Dovrebbe accendere, perfetto. Scusate, in modo che facciamo evaporare l'alcol ma rimane sul, il sapore. Vai sul fuoco della pentola, che avete fatto? Me lo spiegate? Abbiamo aggiunto il brandy che dà sapore a questa ricetta. Abbiamo fiammeggiato in modo che l'alcol evapora e rimane il sapore di questo brandy italiano che abbiamo usato. Ma a questo punto possiamo mettere il latte. Poi mettiamo il latte, qui abbiamo messo latte e brandy assieme con delle patate. Abbiamo fatto evaporare, allora prima il porro soffritto, poi il pesce stocco, poi con le patate. Perfetto. Abbiamo fatto rosolare un pochettino, messo il brandy, fiammeggiato e adesso latte. A questo punto va cucinato a fuoco basso. Sì. E va cucinato per tanto tempo, circa un'oretta, che noi ovviamente ce lo siamo portati pronto da qualche ottimo. Parte che ora Giuseppe lo prende. Lo troviamo quello sì. Già pronto. Questo va cotto a bassa temperatura e deve risultare poi un composto spumoso molto cremoso. Per quanto tempo? Ecco perché circa un'oretta. Ce ne accorgiamo quando il composto si comincia a staccare un po' dalla pentola. Ok. Ok. Quindi... Chef, le posso chiedere del pesce stocco? Sì, il pesce stocco non io è altro che... Io ero convinta che era baccalà. Allora, no, no, è lo stesso io. Pesce, perché comunque parliamo sempre di merluzzo. Di merluzzo. Solo esatto. Che il baccalà viene salato, il metodo di conservazione del merluzzo quando si chiama baccalà è perché viene salato, quando si è il pesce stocco viene essiccato. Ah! Viene appunto, il nome viene perché siccome viene tipo steccato, il nome un attimino prende comunque prima di essere utilizzato entrambi le preparazioni si ammollano, devono essere drenati per tanto tempo con acqua corrente oppure cambiando l'acqua parecchio. A per questo quanto tempo lo dreniamo? Scusi, sì. Che ho intenzione sì. Di farlo a casa quindi voglio sapere ci sto. Per quanto tempo lo si mette a mollo? Di questo solito? Di solito già si compra così, già il pescivendolo di fiducia ci pensa lui e lo ammolla lui, quindi grazie. Difficilmente, sì sì. A questo punto noi andiamo a preparare i cavolfiori arrimiati. Eccoli qua. Ci mettiamo questo, tanto lui cucina. Quanto tempo sta sul fuoco? Questo un'oretta almeno. Ovviamente noi ce lo siamo portati pronto. Poi la procedura devi spiegare, chef, come ha fatto. Dopo che fa, già si diventa sta pappetta come quella che sì, abbiamo sì, visto. Sì, diventa praticamente, ora lo faccio vedere quando poi andremo sì, a riempire i paccheri perché ancora sì. Sono un po' duretti. Prepariamoci quello che va sotto. La pasta con i cavolfiori arriminati si fa praticamente facendo cucinare i cavolfiori in una pentola come abbiamo fatto noi. Nella stessa pentola poi si cala la pasta, quella che si vuole, di solito certo. Sono dei bucatini, dei maccheroncini. Certo. E poi con quel cavolfiore si va a fare una preparazione che adesso andiamo a fare. Oh, andiamo sui cavolfiori. Praticamente mettiamo un po' di olio extravergine. Finora la procedura è la pasta con i broccoli arriminati della nonna. Sì, eh? Esatto, quindi ci esatto, siamo. Esatto. Quindi per questo dicevo un mix fra tradizione e innovazione. E innovazione, come sempre, d'altronde lo facciamo spesso. Uno spicchio d'aglio. La nostra rubrica in vento. Che al solito schiacciamo e non facciamo a pezzetti. Sì, sì, l'importante è che l'aglio lasci semplicemente il suo profumo e non soffriga troppo perché altrimenti copre il sapore di tutto il resto o peggio ancora se si dovesse bruciare diventa un problema. Quindi a volte ci capita di mangiare dei piatti dove è stato bruciato l'aglio e sentiamo solo l'aglio bruciato. Per non parlare di quando capita tra i denti un pezzo d'aglio. Vabbè, là ci sono. Lei in realtà è vampiro, quindi è un problema suo. A questo punto mettiamo un filetto di acciuga. Sì. Vado. Il nostro fornello è un po' timido. È timido? Sì. Se vuole... no, vabbè, non si scoraggi, coraggio. Pensavo che così... Ecco qua. Alessandro, alza il fuoco. Mi pare che è già messo al massimo. No, cioè, così al minimo. A metà mettetelo. Ok. E così lo spegniamo, eh? Così abbiamo spento. Credo che ripartiamo. Sì, sì. L'altro. Ok. Ecco, il capofughista è uno. Ragazzi. È andato. Cioè, infatti controlla oggi alle mani tagliate. A questo punto che l'aglio l'abbiamo fatto insaporire magari qualche altro minuto, sempre prima che si imbrunisce, lo togliamo. Con un cucchiaio forse è meglio prima che vola. Da qualche parte lo togliamo e cominciamo a mettere i nostri pinoli facciamoli vedere, che abbiamo precedentemente ammollato.
Come li abbiamo mollati? Con dell'acqua tiepida messa ad ammollo, così come l'uva sultanina. Però a questo l'uva sultanina lo utilizziamo dopo? Sì. Allora, a questo punto mettiamo i cavolfiori. Eccoli qua. E voilà, la frittura regna sovrana. E si spadelli, signori, prego, vada, qua, musica! Ok. Va bene, apposta, un po' di più. Se non c'è piacere, vada. Ok, ora possiamo andare avanti. E ci mettiamo i nostri... La nostra uva sultanina. A questo punto la ricetta tradizionale di solito prevede del concentrato di pomodoro e qua lo zafferano che noi già abbiamo messo in petto. Nei pistilli, con i pistilli quindi, nella pentola. Sì, esatto. Quindi si spadella di nuovo, musica di nuovo, prego. Vada. Aspettavo la musica perché è giusto che si vada a tempo di musica. Perfetto. Mettiamo un po' di sale. Sale. Un attimo di pepe. Anche a te, il sale la prossima volta fuori anche quello a tempo di musica. Pepe, okay. Bianco. Pepe bianco? Perché sì. Pepe bianco? Perché io questa cosa da quando faccio in pentola ho scoperto che esiste il pepe bianco che sta più su tutto. Non sapevo. Sì, perché è molto più delicato. È uguale al pepe nero, solo che è decorticato. Che il pepe nero non è altro che lo stesso pepe, solo che c'ha il suo involucro. Io dico questo, quando parliamo di pepe nero, spesso mi dicono le persone che hanno delle difficoltà nel digerirlo, chiedono che non venga messo, cosa di cui io digerisco anche le pietre, perché non ne ho la più idea cosa voglia dire. Ma perché? Perché appunto siccome questo qua è decorticato, il pepe bianco, probabilmente la corteccia che ricopre il pepe è un po' più pesante. È un po' più pesante da digerire, sì. Questo guardate nel frattempo la pappina. Sì. Facciamola vedere, Carmelo. Facciamo cambi. Eccola qua. Quando sappiamo che è pronta? Quando proprio si. Quando si. Quasi si stacca dalla pentola. Non si brucia, perfetto. Non la dobbiamo mescolare. No, assolutamente. Se è fatta a fuoco basso, con una pentola così a doppio fondo, meglio ancora di rame. Va bene. A questo questa punto, sta per i fatti suoi, i nostri paccheri sono pronti. Li scoliamo. Facciamo raffreddare un attimo, perché altrimenti ci bruciamo. Sì. Perfetto. Che profumo che stanno facendo. Ok. Arrivano. A questo punto noi possiamo cominciare un attimo a riempire, qui possiamo spegnere il capofuoco, ho fatto bene capofuochista. Abbiamo il nostro stocco mantecato che magari metto un attimo qua così lo vediamo. Andiamo meglio alla postazione del fuoco, torniamo alla postazione di partenza che abbiamo, perché qua i fornelli sono guardati. Ok, che è fatto? Molto cremoso, no, per farlo vedere è molto cremoso, molto omogeneo. Per farlo così okay. L'abbiamo solo mescolato. A questo punto mettiamo, dopo che quello è pronto, che si è quasi raffreddato, mettiamo della maggiorana, che qua io quando lavoro devo sempre avere le mie erbe fresche. In questo caso qui abbiamo maggiorana, timo, rosmarino, menta. Mettiamo della maggiorana, vedete qua ci sono queste erbette, che si sposa benissimo con questa preparazione. Più piano, se no non riusciamo a farlo vedere. Sì. Allora, se vedete... Qui si notano questi punti verdi, sono proprio dei punti di aromi che sono stati inseriti dal nostro chef per insaporire ancora di più la pietanza. Perfetto. Non andiamo a mettere in cottura perché altrimenti se questa stracuoce perde tutto il suo sapore. Questa anche perché è abbastanza delicato. Ci può servire. Certo. A questo punto riempiamo i nostri paccheri. Che sono abbastanza caldi. Sì, va bene, noi abbiamo le mani. Devono essere sbollentati i paccheri. Devono essere quasi cotti quasi praticamente. Cotti, poi noi se vogliamo averli bollenti quando li serviamo a tavola, gli diamo qualche minutino di forno che ovviamente qui non abbiamo, però comunque già diciamo che va bene, perché se abbiamo il ripieno già caldo, va più che bene. Che bene, sì. Là. Ma che bella idea riempire la pasta con l'impasto così, con questo... Lo ripetiamo come l'abbiamo fatto questo impasto, per chi si è messo in collegamento con noi solo in questo momento. Allora, il ripieno l'abbiamo fatto mettendo dell'olio extravergine di oliva, soffriggere del porro, che abbiamo detto che è l'antagonista della cipolla. Quindi stocca fisso tagliato a cubettini, già ammollato ovviamente, patate e latte a coprire proprio a pelo con la preparazione. A questo punto si fa cuocere fino a quando non risulta un composto spumoso, omogeneo, molto cremoso, quasi che si stacca dalla pentola, e quando si è raffreddato un attimo mettiamo ovviamente salare, pepare, e quando si è raffreddato un attimo aggiungiamo della maggiorana. Perfetto. A questo punto possiamo cominciare a comporre il nostro piatto. Detto così sembra facilissimo, già mi sono perso. So solo che devo scendere la pasta quando è quasi cotta. Questa è una cosa che... Perfetto. Ognuno ha il suo mestiere. Allora, questi li mettiamo qua. Ecco qua.
mettiamo dell'olio extravergine, questo qua che è un ottimo olio. Ho usato questo per fare un attimo in omaggio alla vostra provincia, perché è un olio ragusano. Esatto. Andiamo ai Monti Blei. Visto che siamo ospiti vostri, ci sembra giusto. Ci sembra giusto. Tra l'altro, ecco una cosa su cui noi abbiamo sto pallino con Carmelo, perché quando andiamo a mangiare fuori controlliamo sempre che il prodotto sia siciliano. Qui è tutto siciliano. Allora, qui abbiamo ovviamente cavolfiori, questi qua è una preparazione siciliana, zafferano siciliano. Lo stocco diciamo che viene fatto in Nord Europa, no? Però noi pensate che siamo in Italia, sì, e consumiamo più di 2/3 della produzione di stocco norvegese. Noi italiani e soprattutto noi siciliani. E i norvegesi lo sanno? Ovvio che lo sanno, lavorano con regalino, c'è una tradizione, noi poi componiamo il piatto, eccetera. A questo punto componiamo il piatto, mettiamo questo cavolfiore. La Norvegia arriva qui sotto. Perché forse Messina è stata sempre una città di mare, per cui lì sarà stato, sì, sarà sbarcato la Messina e poi alla fine ha invaso un po' tutto. Allora, stiamo posizionando un tappeto di questi cavolfiori. Che avevamo precedentemente. A questo punto la pasta con i cavolfiori arriminati, di solito come si serve a tavola? Piuttosto che parmigiano, la mollica tostata. Qui abbiamo della mollica tostata che abbiamo fatto tostare sempre con lo spicchio di aglio, come abbiamo fatto prima, un po' aromatizzato con l'olio extravergine, facendo sciogliere un'acciughetta e poi facendo tostare questa mollica per profumarla in padella. Quindi questa è già tostata con un sentore d'aglio, un po' di acciuga e olio extravergine. Noi piuttosto che metterlo di sopra facciamo questo lavoro qua. Voilà. Perfetto, cioè la cosa più bella che si può fare è riempire la pasta di mollica. Eccola qua. Ed è uno. Questo me lo mangio io dopo, A suo buon cuore. Eccola qua. Io ho notato una cosa invece dei nostri ospiti, c'è solo un protagonista della nostra trasmissione che viene sempre mezz'ora prima. Si chiama Riccardo Tona, forse perché prima di lui c'è la cucina in mano. Perché sta lì a guardare, che sembra... Ecco qua. A questo punto abbiamo due ricette praticamente che si stanno sposando, no? Lo stocco. Auguri. Lo stocco mantecato e i cavolfiori arriminati. Ma guardate, ma è uno spettacolo solo a vederlo. Adesso manca il tocco, che sarebbe la polpa di ricci. Noi qui abbiamo i nostri ricci del nostro mare Ionio. Volete mettere? Facciamolo vedere. Bellissimi ricci. Bellissimi, ok. Non ci facciamo mancare nulla, niente, chef, non ci facciamo mancare nulla qui. Che magari ne apro uno. Così vediamo come si apre. Ecco, sì. Come si apre un riccio? Sì. Allora, come si apre un riccio? Chef, non si punge così. No, basta stringerlo con delicatezza. Quindi non lo stringiamo in realtà. Stringerlo fino al punto. Eccolo qua. Stringerlo con delicatezza, allora, significa prenderlo e basta. C'ha la bocca. Questa è la bocca che usa il riccio per attaccarsi allo scoglio o comunque. Ok. Ci andiamo con la punta. Qua è molto delicato. Fate un attimo. Qui è molto delicato, quindi la forbice entra tranquillamente. Cominciamo a tagliare e ci avviciniamo verso la metà del riccio. Questa è tutta acqua di mare che sì, esce. Esatto. Questo è sinonimo che il riccio è fresco, perché quando il riccio non è più fresco... L'acqua di mare non esce. Acqua di mare non esce. Ok, quindi attenzione ragazzi, quando andate a fare la spesa, comprate queste cose. Il riccio va pescato e mangiato. A questo punto c'è un po', giustamente, perché il riccio noi dobbiamo sapere che usiamo solo la femmina del riccio. Perché andiamo a mangiare le uova, questi arancioni che ci sono. Ah sì? Certo. E abbiamo preso le uova, che poi con un cucchiaino andiamo a prendere e facciamo lo mettiamo praticamente qua dove già abbiamo ci siamo fatto. Portati il lavoro avanti. Certo. Esatto. Vi faccio vedere questo poi il risultato, quindi quanti ricci ci vogliono per fare sta padellina. Ma tutto dipende dal riccio, più è pieno il riccio, meno ricci ci vogliono. Con un ricci in questa maniera calcola un 6-7 ricci più o meno. Stefano, a me mi ha lasciato perplessa, come la femmina? Come facciamo a distinguere il maschio dalla femmina? Questo è il sub che con la sua esperienza lo riconosce. Io mi ricordo che da piccolo andavo dietro mio padre, che è un grande amante di pesca subacquea in apnea, e quindi lui mi ha imparato a riconoscere i ricci. Di solito hanno quelli maschi gli aculei più lunghi e meno aculei. Ah. Quindi a questo punto aromatizziamo. Sono neri, sono un po' più neri, questo è più colorato. Carmelo è esperto di ricci, eh? Aromatizziamo sono un po' più neri. I ricci. Sì, sono un po' più neri, hanno gli aculei più lunghi. Ma si riconoscono facilmente. Un occhio attento lo riconosce. Sì. Allora, chef, a questo punto completiamo il piatto. Gli diamo quindi il tocco di colore.
aggiungiamo sapore su sapone, e quindi sposiamo sapore. E questo cavolfiore bianco che non è molto invadente, lo stocco mantecato e il dolce della polpa di ricci è molto molto io guardo la maggiorana che ci siamo conservati prima, magari la mettiamo qua. Attenzione, io posso dire una voce. Vai Alessandro. Niente, non, mi vergogno. Sembrano cannoli siciliani. Cioè ragazzi, veramente, hai ragione. Sono meravigliosi. Siamo fantastici. Cioè, oggi abbiamo intervistato il presidente di Confindustria Turismo e lei ha detto, ma voi fate una cosa importante, ogni venerdì fate vedere le eccellenze. E non gastronomiche il venerdì, ma facciamo le eccellenze sempre, ogni giorno c'è sempre un'eccellenza siciliana protagonista. Ora, perché voi che ci seguite da tutta Europa su internet, che scaricate le nostre pizze, venite a mangiare qua in Sicilia, prendetevi un aereo, una cosa, una vale un viaggio, soltanto vale vederlo. Ma voi che ci seguite da Avola, da Rosolini e da Pachini, da Porto Paolo, di Covassolo, vale un viaggio per Catania. Tra l'altro il giusto connubio, perché il Romano Palace è un albergo di tutto bello, quindi potete anche dormire lì, va bene? Sì. Tra l'altro siamo a due passi dall'aeroporto. Salutiamo, approfittiamo anzi per salutare Patrizia, la direttrice, che doveva essere oggi con noi, ma altri motivi hanno impedito di essere con noi, perciò ne approfittiamo per un saluto per voi. È pronto il pranzo? È pronto. Il primo è pronto, vediamo insieme la ricetta di oggi. Prego, ingredienti e tutto. Liliana, a te la parola. Paccheri ripieni con stoccafisso mantecato su cavolfiori arriminati e ricci di mare. Abbiamo bisogno di 16 paccheri, questa è la ricetta per 4 persone. Yes. 500 g di stoccafisso, 100 g di patate, un porro, il brandy che avete visto serve per il composto che mettiamo dentro i paccheri. E non per far ubriacare vostra moglie, questo lo dico. Mezzo litro di latte. Ricci di mare 20 di numero, poi abbiamo visto che più pieno è il riccio, meno ricci abbiamo bisogno. Di meno ricci abbiamo bisogno. Poi il cavolfiore, lo spicchio d'aglio, uno. Maggiorana, zafferano, quanto basta? La maggiorana l'abbiamo utilizzata anche per il composto e lo zafferano per la cottura della pasta. Pinoli, uva sultanina, pan grattato 100 grammi, acciughe salate, due giuste per il nostro soffritto. Esattamente. Questo è il risultato finale. Guardatelo che bello, facciamolo vedere alla nostra telecamera con la 2, voilà. Allora, noi invece ci fermiamo qui per alcuni secondi, ce ne dobbiamo andare in pubblicità. Vi ricordiamo che Dolce Amaro continua sul 605 del Digitale Terrestre, c'è anche la replica, la differita di mezz'ora sul 694, quindi potete anche girare canale e vedere la ricetta. E rivedere di nuovo sul la ricetta, 694 in questo momento. Quindi prepariamo tutto per il secondo, cosa faremo dopo? Tra poco. Dopo abbiamo una frittellina di ricotta di pecora su una vellutata di broccoletti e bottarga di tonno. Scusa, io vi dico solo una cosa, aspettate un attimo, vi faccio vedere una cosa, io mi giro, scusate le spalle. Appena torniamo alla pubblicità, cuciniamo con questa. Ragazzi, queste sono cose che solo Dolce Amaro vi fa vedere in diretta. Andiamo in pubblicità, a dopo. Eccoci tornati in cucina e pronti a preparare. Oggi c'erano lì. Cos'erano? Allora, abbiamo delle frittelline di ricotta di pecora con bottarga di tonno su una vellutata di broccoletti. Qui abbiamo la ricotta. Sono solo il nome. Non a caso abbiamo proposto broccoletti e cavolfiori, che sono degli ortaggi tipici invernali, si trovano molto facilmente in questo periodo. La nostra bottarga di tonno, che sono delle, di tutto rispetto, qua, come guardate sempre, che sono praticamente, per chi non l'ha mai vista, ecco, sono delle uova, la sacca delle uova del salmone, del tonno, scusate, ovviamente del tonno, messe ad essiccare sotto sale, quindi in modo che drenano tutti i liquidi, e poi risulta questa sacca così asciutta che si può grattugiare, si possono fare svariate preparazioni come dei primi piatti, o in questo caso lo usiamo per aromatizzare. Rigorosamente siciliana, certo, questa qua viene di Trapani. Per l'esattezza. Cominciamo a preparare la vellutata di broccoletti. Ok. Sempre olio extravergine di oliva. Che non manca mai. Poi abbiamo. Questo è olio di casa, avete una vostra produzione. Nel vostro hotel. Eccolo qua. Poi abbiamo lo scalogno. Io sono sempre quello che non vuole la cipolla. Lo scalogno, l'ho portato così in modo che si vede benissimo cos'è. Questo è lo scalogno tritato, sbucciato e tritato. Questo è quando viene sbucciato, questo, e questo è quando viene tritato. Questo è tritato. Tritato. Lo scalogno è il parente nobile. Perché è contro la cipolla? Perché è troppo invasiva, troppo. E lo scalogno invece è parente nobile. È il parente nobile della cipolla.
Allora, utilizziamo i parenti e non utilizziamo mai. No, amici e parenti, non vendere e comprare niente. Ma perché abbiamo deciso di... Cioè, no, perché come abbiamo scelto il sapore dello scotch? Il è molto dolce. Ecco. E quindi la cipolla andrebbe a interferire con la dolcezza del broccoletto. E qui dobbiamo cercare di mantenere la dolcezza... Dobbiamo cercare di fare sentire il sapore del broccoletto, senza bene. Che... Vai, ecco, cuciniamo, questo punto avanti. Lo mettiamo qua. Lo facciamo insaporire un attimo. Sale. Ale, sempre pepe. Parlavamo, lo chef Giuseppe Fucile è uno chef executive. Io volevo spiegare la differenza tra lo chef normale e lo chef executive. Come funziona? C'ha anche la recondizionata del double bag, immagino. Allora, dico intanto che sto mettendo del brodo di pesce. Sì. Che okay. Comunque facciamo una preparazione dove c'è la bottarga che è del pesce. Quindi mettiamo il pesce così manteniamo. E quindi... No, ma ci spieghi cosa vuol dire essere uno chef executive? Chef executive sarebbe chi ha, oltre l'operativo, anche una carica amministrativa o comunque della cucina, quindi si occupa di, più che amministrativa, comunque di stilare i menù, a parlare con i fornitori, quindi immagazzinare le materie prime, stare a stretto contatto con chi si occupa del food and beverage, quindi per gli acquisti di tutto ciò che ruota attorno alla ristorazione. Quindi qualsiasi cosa succede è colpa sua, chef. Esatto, tra l'altro è colpa di due hotel, perché il Romano Palace fa parte della catena Romano Collection, che appunto su Catania ha due hotel, oltre il Romano Palace e il Romano House, che è sul centro di Catania. E quindi, mentre io sono responsabile di entrambe le cucine. A Romano Palace ho il mio fedelissimo Giuseppe Tomasello, mentre a Romano House ho un'altra persona che comunque... Che l'aiuta. Perché ovviamente non mi posso sdoppiare. Proprio sintonia. È da tanto che lavorate assieme. Sì, parecchio. Allora, qui noi facciamo cucinare fino a quando il broccoletto diventa tenero. L'importante è non farlo cucinare troppo, perché altrimenti succede che stracuoce e piuttosto che avere un verde brillante così come quello che noi vogliamo ottenere, raggiunge quel colore verde quasi militare, no? Bruttissimo. Poi sempre per questione di tempo noi siamo andati avanti e l'abbiamo già preparata, questa è la nostra. E sono porta avanti. E vedi che esecutivo, ma fallo vedere, lo faccia, ma chef, un attimo, lo faccia vedere alla telecamera. Cioè, oggi sta facendo bestemmiare nella mano con il nostro cameraman. Ci siamo, va bene così? Grazie. Noi siamo abituati a correre in questo momento. Ma noi invece c'è tutto il tempo che buono, siamo tranquilli, siamo dolci amaro. Perché dobbiamo imparare a fare. Invece vediamo il dolce, poi l'amaro, poi l'abbiamo i piatti e poi forse usciamo. Ecco, così questo, siamo tranquilli. Questo a questo punto lo possiamo togliere perché la crema l'abbiamo già fatta. Questa è la sostanza. E prepariamo la ricotta. Abbiamo la ricotta che è quella che vi abbiamo fatto vedere prima. Nella, come si chiama? Cavagna. Nella cavagna, esatto. Ma in siciliano come si dice? Sempre cavagna. E in italiano? Cavagna. Sempre cavagna. Questa cavagna anche in italiano, questo nero c'è. Alessandro, l'antibiotico ti ha fatto bene. Qui... Sì, infatti, vedi che mi è tornata la voce. Sì. Allora, qui noi cerchiamo di non, perché sempre per il discorso che a me piace, non intaccare troppo i sapori delle materie prime che vado a cucinare. Quindi per fare le frittelline di ricotta metto semplicemente poche cose per esaltare il gusto stesso della ricotta. Quindi in questo caso il pepe bianco è d'obbligo, sempre. Perché con la ricotta altrimenti... Che oggi tra l'altro abbiamo scoperto che non è nient'altro che il pepe nero senza la buccia. Scorticato. E quindi è della bottarga di tonno che andiamo a grattugiare. Voilà. Questa è la cosa. Infatti questo diceva giustamente il nostro assistente di studio Giorgio, questo è un gioiello, cioè non sono cose che vedete normalmente ovunque. Poi vederle in questo formato, lo so assicurare che non è facile trovarlo. Questo costerà anche un botto. Sì, è abbastanza costosa. È un prodotto raffinato quello che vi stiamo presentando stamattina. Nonostante magari uno dice, vabbè, c'è la ricotta di pecora, però sono elementi che poi messi assieme creano una cucina raffinata, esatto, giusto? Esatto, quindi questo è fare una cucina quasi povera, però con piccoli elementi, così come nel piatto precedente abbiamo usato lo zafferano in pistilli, che anche quello ha un suo costo. Io, Alessandro, ero curiosa di chiedere a Giuseppe Tomasello, che tra l'altro è sempre lì a preparare tutto. Sta in silenzio. Come si lavora tra chef? C'è una collaborazione, un'idea viene a me, un'idea viene a te, mettiamo le cose assieme? No, diciamo che lo chef ci dà le linee guida. Noi dobbiamo essere bravi a fare tutto ciò che lui ci dice, alla maniera, curando tutti i minimi dettagli. E sicuramente oggi, dopo un paio di anni che lavoriamo assieme, molte volte basta anche non parlare. Ecco. Basta guardarci negli occhi e molte volte capiamo cosa vogliamo dire. Hai visto? Lo chef, non so, può confermare la mia teoria. Può confermare, mi spiega che sta facendo. Allora, stiamo facendo delle frittelline che ovviamente diamo, non è che possiamo dare una forma qualunque.
gli diamo la forma aiutandoci con dei cucchiai, una quenelle si chiama. Una quenelle. È un termine francese che abbiamo utilizzato, sì, vabbè, diciamo che fa... In siciliano? Puppetta. Sapevo che la quenelle fosse una puppetta. Lo dicevate prima, non facevate... Scusa, sono meglio. La quenelle, come l'escargot. Va bene, andiamo. A questo punto, come dicevo, per non... Sì, ma se non c'è la spadellata non si deve alzare il volume della musica, sto scherzando. Per non intaccare il gusto della ricotta, perché di solito quando si fanno queste fettine si mette l'uovo. Sì. Però mettendo l'uovo all'interno c'è il rischio che non si cuoce e si sente poi il sapore dell'uovo. Dell'uovo, che non ci sta. Quindi a questo punto noi facciamo al contrario, l'uovo lo mettiamo fuori, giusto per aiutarci a fare una piccola crosticina. Ah, io sono curiosa di vedere fino... Sì, poi quando la... Sì. Sto aspettando le frittelline. A questo punto facciamo. Sono curiosa di vedere dove arriva e cosa sta combinando. Perché ho detto, ma non le dovevamo friggere, invece sì, no, ancora c'è un'impanatura dopo. Allora, facciamo farina. Farina. Uovo, immagino, dopo. Poi uovo. E si fa una camicia così lì. E voilà. Esatto. Io intanto non l'ho ancora detto, Carmelo, ma andiamo a visitare poi il sito www.siciliadagustare.com, dove troviamo un po' tutto quello che stiamo vedendo oggi qua. Esatto, per chi poi volesse prendere nota di queste ricette, se è perso qualcosa e vuole rivederle, può vederle dal nostro sito, dove sono disponibili, quindi si può scaricare, si le può vedere e così direte da casa. Venire da noi ad assaggiarli, perché non è che sono delle ricette fatte ad hoc perché oggi per siamo spiegati, cioè sono ricette che abbiamo selezionato per dolce amaro, comunque dal nostro, mettiamo un po' di olio di questo qua che c'è, selezionate dal nostro menù. Dal nostro menù. È chiaro che poi il piacere è quello di andare a trovare anche a tavola e provare le cose che il nostro chef ci propone lì al Romano Palace. Io comunico ai nostri gentili amici tecnici che si sono messi in moto i miei succhi gastrici, che è molto pericoloso per la riuscita del programma, meno per l'arrivo delle 9.30. Quindi stiamo attenti, perché c'è la fame. È aumentata la salivazione. Ah, sì, ma è veramente, perché non potete capire i profumi che sentiamo stamattina. Sono più delicati, ma ci stuzzicano di più l'appetito rispetto a quelli che possiamo sentire a casa, assaporare a casa. Sì. E si nota proprio che c'è una ricerca spasmodica del gusto, del particolare che deve farsi notare in queste ricette. Sì, sì, no, è proprio questo il nostro obiettivo, così come in tutti i piatti che prepariamo. Assolutamente. Quindi ora mettiamo, che mettiamo semplicemente un po' di olio extravergine, quindi niente padelloni con oli, fritture. Troppo alto. Noi ci interessa solo che si forma una leggera crosticina, in modo che fa da involucro a questa ricotta, che poi andandola a mangiare, mi dispiace che via rete non si può trasmettere, però adesso a noi non dispiace. A noi non dispiace, perché già c'è chi si sta prenotando. Dobbiamo avere questo colore così ambrato, magari cerchiamo di mantenere la forma. Eh sì, si vede comunque, dalla TV lo stanno vedendo qual è il colore che deve intraprendere. Perfetto. La, com'è che si chiama? Quenelle. La quenelle. Alias puppetta. Alias puppetta. Perfetto. Ecco. Così lo diciamo anche in italiano. Facciamo a fuoco alto la frittura, così la doriamo in un attimo, non sì, ha bisogno sì, sì, di deve cottura. Essere un attimo, non deve essere troppo fritta. Ecco, questo punto la avviciniamo qua. Ecco, mettiamo sempre la classica... il classico tovagliolo che assorbe un po' di dell'olio fritto che abbiamo utilizzato. Così si possiamo spegnere? Sì. Un po' fuochista, lo sapete. Esatto. Perfetto. Allora, la faccio vedere un attimo alla telecamera, sennò come al solito Carmelo impazzisce. Eccole qua, queste sono le nostre polpette, le abbiamo appena tolte dal fuoco, tolte dalla padella, e andiamo a preparare il nostro piatto, perché come diciamo sempre noi, anche l'occhio vuole la sua parte, e noi quindi vogliamo vederlo bello in bandito, pronto, che ci stiamo mettendo? Se vogliamo, allora abbiamo la nostra vellutata di broccoletti, che abbiamo i nostri broccoletti che abbiamo preparato prima, che nel frattempo loro dovevano cuocere, quindi quando sono morbidi, esatto, ma non troppo cotti, frullare. Facciamo finta che li abbiamo già cotti e li abbiamo già frullati. E magari prima di frullarli abbiamo conservato qualche ciuffettino che è qua, in modo che poi lo usiamo come decorazione. Ecco, questi sono i nostri broccoli, li abbiamo cotti, li abbiamo frullati. I ciuffettini li abbiamo messi da parte, li abbiamo messi in una ciotolina a parte, perché vogliamo fare la decorazione, sempre per questo fatto che vogliamo creare una presentazione carina
del nostro piatto. Intanto state vedendo che il nostro chef sta preparando un tappeto con questa cremina dove poggerà, immagino, le nostre polpette fatte Che abbiamo fatto con ricotta e bottarghe, che abbiamo asciugato bene. Questo è importante. Ricordiamo che stiamo facendo le frittelline di ricotta di pecora e bottarga di tonno su vellutata di broccoli. La vellutata di broccoli ha un colore proprio... Abbiamo i nostri broccoletti. Stiamo vedendo? Ce la famo? Sì. Certo, qual è il segreto per far venire così verdi i broccoletti? Non farli cuocere troppo. Ah. Ecco. Questo è importante. Quando capiamo che dobbiamo staccarli, toglierli dal fuoco? Deve essere morbido, il broccolo deve essere morbido. Con la forchettina. Quindi in questo caso ci dobbiamo aiutare ad intaccare un po' quello che è il gambo, perché altrimenti se aspettiamo che cuoce il gambo, le infiorescenze praticamente... La perdiamo totalmente. Esatto. Quindi in questa maniera ce l'abbiamo cotto, ma croccante, così come giusto che sia ogni mettiamo verdura. Delle... Questi sono dei petali di pomodoro, li chiamiamo, ma non è altro che buccia di pomodoro... lasciata ad asciugare. Eccolo qua. Che utilizzate per le decorazioni. Sì, sì, sì. Che in questo caso un tocco di rosso. Ci non sta mai male. Benissimo. La musica qui ci sta bene. Ci sta. Vuole mettere? Ok. E per completare ancora un attimo di bottarga di tonno. La bottarga di tonno. Chef, non è per farle fretta, ma non ci siamo accorti che abbiamo sfolato la grande. Vuol dire che eravamo... immersi nel pensiero, non ci siamo accorti che sono le 9.17. Questo è pranzo che è servito a tutti gli effetti, con il primo e il secondo, questo è il nostro secondo. Questo è un antipasto. Questo è al contrario, perché quello era più lungo da preparare, quindi... Se qualcuno prende la porta al secondo, comunque penso è anche un piatto unico. Attenzione, andiamo a vedere subito la ricetta, Liliana, vai. Allora, abbiamo preparato le frittelline di ricotta di pecora, bottarga di tonno su vellutata di broccoli. Abbiamo utilizzato la bottarga di tonno, 40 grammi, che va mescolata con la ricotta di pecora, 350 grammi. Ricordiamo sempre che sono per 4 persone, ricette per 4 persone. Mazzo di broccoli, ne serve uno, ma poi avete visto lo chef ne utilizza un po' meno. Uova, scalogno, farina 00, olio extravergine d'oliva e pepe bianco. Questa è la nostra ricetta e questi sono i risultati di oggi. Allora, questa è la ricetta che abbiamo appena letto e abbiamo appena fatto, guardatela che bella, insieme appunto al primo piatto che stiamo vedendo qui con un bellissimo riccio che ci fa venire tanta voglia di mare. Siamo arrivati al termine. Che fa venire tanta voglia, Alessandro, ricordiamo, ristorante Il Coriandolo all'interno dell'hotel Romano Palace in Viale Kennedy 28, Catania. E posti 50, ferie mai, non andate mai in ferie. Noi siamo aperti 7 giorni su 7, 365 giorni. Coraggio. Per noi oggi essere qua è un giorno di ferie. Ah, eccolo! Se vuoi ti invitiamo anche lunedì prossimo e ti riposi 2 giorni, fai ponte. Esatto. Vai. Sul sito tutte le informazioni, www.romanopalace.it. Benissimo, www.sicilianagustare.com. Salutiamo a tutti e appuntamento per la prossima. Salutiamo il nostro Giuseppe, che è il nostro Giuseppe, due Giuseppe abbiamo. I nostri Giuseppe, perché poi c'è solo una notizia.